Con il fiorire del pensiero postmoderno, ma poi anche già con le tesi di Michel Foucault, si è da qualche tempo imposta l'idea secondo cui l'idea stessa di verità sarebbe in quanto tale autoritaria e antidemocratica. Con ciò si intende sostenere, questa è la prospettiva postmoderna e ripeto già in parte precorsa dalla visione foucaultiana che identifica verità e autorità, si sarebbe imposta l'idea secondo cui ogni filosofia che persegua l'idea di verità, e magari l'idea di verità assoluta, sia per ciò stessa autoritaria e in quanto tale antidemocratica. In fondo risuona in questo presupposto una tesi che era già stata esplicitata da Hans Kelsen, il quale Hans Kelsen sosteneva che la democrazia può reggersi su una concezione della verità di tipo relativistico. Solo dove non vi è l'idea di una verità assoluta, ma vi è invece lo spazio per una pluralità di punti di vista tutti relativi e tutti egualmente dunque distanti dalla verità, è possibile la democrazia come proliferare dei punti di vista alternativi. Ora, io credo che questa tesi sia ampiamente discutibile e che la si possa discutere fermamente a partire da due esempi concreti che ora prenderò in esame. Ma prima di prendere in esame questi due esempi concreti, voglio sostenere apoditticamente che l'idea di verità filosofica non è autoritaria, giacché autoritaria semmai è l'idea ideologica di verità, quella che non accetta il confronto e che deve imporsi, essa sì, in maniera autoritaria, reprimendo i dissensi e paralizzando in partenza la possibilità di un dialogo fra punti di vista alternativi. Sappiamo invece che l'idea filosofica di verità è in quanto tale democratica, perché presuppone che si pervenga all'idea di verità dialogicamente e che la verità si imponga con la docile forza dell'argomentazione dialogica. Argomentazione dialogica con la quale i dialoganti, ciascuno portando avanti la propria prospettiva, dialoghino e alla fine si imponga l'idea vera, quella in forza della quale le altre risultano false, ma non vengono represse e punite, semplicemente vengono smascherate alla luce della prospettiva vera. Su questa base si leggano i dialoghi di Platone, che paradossalmente, pur essendo Platone un fermo antidemocratico, possono con diritto essere assunti come il prodotto più squisito della democrazia ateniese, in cui l'idea di verità coesiste fecondamente con la pluralità dei punti di vista espressi nel dialogo. Ora, io credo che questa tesi che qui ho, in maniera necessariamente apodittica, esposto, possa essere confermata da due esempi fondamentali del canone filosofico occidentale, che sono gli esempi di Baruch Spinoza e di David Hume. Spinoza è il pensatore forte della modernità per eccellenza, il pensatore che crede di aver rinvenuto l'idea di verità. In una lettera dice: non penso che la mia filosofia sia quella più attraente alla moda, ma che sia quella vera. La sua è una prospettiva ultraveritativa, o potremmo dire con il lessico del pensiero postmoderno, è un pensiero forte, veritativo. E non di meno, come sappiamo, Spinoza non approda in sede politica forme di autoritarismo antidemocratico ed è anzi, con il Tractatus Theologico-Politicus, il fondatore della democrazia moderna e della Libertas Philosophandi. Libertas Philosophandi, che essa stessa figlia della democrazia, presuppone l'idea di un possibile dialogo fra punti di vista i più diversi, dove appunto ciascuno è libero di dire ciò che vuole anche sbagliando. Cioè in Spinoza troviamo coesistere in maniera pacifica e feconda l'idea di verità assoluta e l'idea di democrazia, l'idea di verità e l'idea di pluralità dei punti di vista. Laddove invece, se veniamo a David Hume, siamo nel Settecento, David Hume è il pensatore relativista per eccellenza, è il pensatore che dissacra e destruttura i punti fermi della metafisica occidentale, dall'idea di sostanza, ma poi anche l'idea di sostanza spirituale, l'io, fino all'idea di causalità. David Hume poi in sede teologica, come sappiamo con i dialoghi sulla religione naturale, ammette l'idea di politeismo come feconda, come più
organica all'idea di relativismo. Non vi è una verità assoluta, anzi, chi dice verità assoluta mente ad avviso di Hume. Il suo è un relativismo fondato sul dubbio corrosivo dello scetticismo. E non di meno, poi, questa pratica scettica e relativistica non culmina in David Hume in una visione pacifica e aperta al dialogo, perché, anzi, si capovolge in un respingimento fermo e fermissimo dei punti di vista non allineati con il suo. Vi è un passaggio molto importante che spesso viene citato e che anche io voglio citare, che è tratto dall'opera Saggio sull'intelletto umano del 1748, dice David Hume: se ci viene per le mani qualche volume, per esempio di teologia o metafisica scolastica, domandiamoci: contiene qualche ragionamento astratto sulle quantità e sui numeri? No. Contiene qualche ragionamento sperimentale su questioni di fatto e di esperienza? No. E allora gettiamolo nel fuoco, perché non contiene che sofisticherie e inganni. Fine della citazione. Cioè, appunto, la prospettiva relativistica e scettica di David Hume, lungi dal presentare la democrazia e l'apertura al dialogo coi punti di vista differenti, ricade in una forma di autoritarismo, essa sì, che impone di bruciare i libri di metafisica e di filosofia non scientifica, di filosofia non controllata empiricamente. Ebbene, appunto, abbiamo qui la smentita di quel presupposto che prima dicevo, secondo cui scetticismo e relativismo sarebbero alla base della democrazia. Quello che capita oggi molto nitidamente nell'odierna società dello spettacolo, in cui lo scetticismo e il relativismo generalizzati, lungi dal promuovere la democrazia, si capovolgono sempre più spesso nell'apologia di quel pensiero unico fintamente pluralistico, che nega la possibilità di punti di vista alternativi, subito liquidati, proprio come faceva David Hume, come qualcosa di pericoloso e di ingannevole che deve essere abbandonato.